50 anni fa, la storica foto della Terra vista dalla Luna scattata dagli astronauti dell'Apollo 8. Il ricordo di Tito Stagno, telecronista di quella missione e del successivo sbarco. Marco Franzelli. 24 dicembre 1968, Apollo 8 orbita intorno alla Luna. All'improvviso appare la Terra che sorge, illuminata dal sole. Oh my God, look at that picture over there. Gli astronauti scattano una foto in bianco e nero, poi cercano la pellicola a colori. Mai un uomo aveva visto la Terra da così lontano. Foto che emoziona ancora. Il tempo in cui si crede poco, non si crede a nulla, o quasi nulla. Ecco, il fatto, quella foto ci ricorda che siamo andati lassù, che abbiamo fatto un viaggio di 800.000 chilometri, che abbiamo posato il piede su un altro corpo celeste. Dopo la foto, a bordo della navicella accadde qualcos'altro. Mentre si vedevano i crateri lunari spaventosi, a queste immagini si sovrapponeva la voce dei tre astronauti, Borman e i suoi compagni Anders e Lovell, a recitare in coro quel passo della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio nella superficie dell'abisso. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E lo spirito divino aleggiava sulle acque. Ma al telecronista Tito Stagno piacerebbe andare sulla Luna? No, io sto sulla Terra. Ci sto così bene, ragazzi.